Dai ancora. Un divano va a fuoco e quelle fiamme, scaturite non si sa come, non si spengono. Attenti! Va a fuoco anche un cestino con filo e tele da ricamo, senza nessun apparente motivo. Si incendia un phon appoggiato in bagno, con la spina staccata. Manino! Mamma, Finne, dammi la mascherina! Canneto di Caronia, l'incubo è tornato. Questo borgo siciliano, affacciato sul mare, tra Palermo e Messina, da oltre 10 anni è al centro di un mistero. Roghi improvvisi fanno fondere centraline, prese elettriche, televisori, cellulari, bruciano suppellettili e mobili. Quei fenomeni, di origine ignota, si sono manifestati per la prima volta nel dicembre del 2003. Da allora è stato un crescendo di paura, un incendio dopo l'altro. Nel paese sgomberato, gli esperti del gruppo di studi incaricato all'epoca dal governo hanno lavorato per capire la causa di quei fuochi spontanei che si propagano anche in assenza di energia elettrica. Dopo mesi di indagini hanno formulato un'ipotesi sconcertante. A provocare quelle anomalie, un fascio di energia elettromagnetica artificiale di fortissima intensità ma della durata di pochi nanosecondi. Un impulso emesso da una fonte sconosciuta posizionata nel mare tra Canneto e le Eolie. A produrla, diceva la relazione, tecnologie militari evolute anche di origine non terrestre, che potrebbero esporre in futuro intere popolazioni a conseguenze indesiderate. Uno scenario inquietante al quale vanno aggiunti i racconti dei residenti e dei pescatori, da anni testimoni di strane luci in movimento in quel braccio di mare. Ma le ricerche del gruppo di studi, guidato dall'ingegnere Francesco Venerando e formato anche da scienziati del CNR, sono state sospese. La regione ha detto stop e nel frattempo la procura di Mistretta ha archiviato il caso Caronia come prodotto della mano dell'uomo. Dunque soltanto l'opera di un piromane che, stranamente però, nessuno si è preoccupato di identificare ed arrestare. Quando è venuta l'Enel ci hanno fatto staccare il televisore, dice disalimentiamolo, e stamattina ben 4 volte ha preso fuoco senza che era collegato all'impianto elettrico. 10 anni dopo gli abitanti si ritrovano al punto di partenza, ma con ancora più paura e maggior disillusione. Io non so manco che dire, non ho neanche la forza di ricominciare, ma davvero proprio non ho la forza manco di ricominciare. Dall'inizio di luglio, da quando i fenomeni sono ricomparsi con frequenza allarmante, dormono per strada. I roghi sono imprevedibili e i vigili del fuoco lontani a Sant'Agata di Militello. Nonostante le richieste del comune, non è stato concesso un presidio permanente in paese. Intanto gli oggetti in casa continuano a incendiarsi da soli. Non si sa cosa, dove, come, quando prenderà fuoco. Non credo che gli abitanti o noi volontari possiamo far fronte a questa situazione di emergenza. Ma quello che stupisce un po' a tutti è proprio questa onda misteriosa che colpisce proprio la carcassa della televisione, perché tutta la parte elettrica è integra. Il mistero aumenta l'angoscia, non si conosce il nemico contro cui si combatte. Gli esperti del gruppo di studi sono pronti a creare una nuova rete di sensori per individuare la fonte, qualunque essa sia, di questa abnorme onda elettromagnetica, ma per ora mancano i fondi.